Buonasera, allora, lezione estemporanea di economia, meglio conversazione estemporanea di economia. Il quartetto qua, Davide, Simona, Pierpaolo e Matteo hanno dei quesiti in mente e da un po' di tempo mi chiedevano di parlarne, Matteo in particolare, e allora ho detto, vabbè, adesso riesco a metterci un'ora, proviamoci, un po' estemporaneo, un po' al volo, magari lo ripetiamo, vediamo, ditemi, sono qua. Comincio io, se posso, che avevo la domanda più essenziale di questi ultimi giorni. Allora, Sassoli ha detto quelle cose, ne abbiamo parlato tanto, ne ha parlato anche Mario, ma una banca può andare o no con capitale netto negativo? Ho capito che la risposta è sì, può avere capitale netto negativo, ma in momenti di politica fiscale restrittiva, politica monetaria restrittiva, scusate, è un po' un casino praticamente, questo è ciò che ho capito. Diventa praticamente impossibile. Una banca centrale, intende. Sì. Ma dunque, allora vediamo, qui c'è un aspetto empirico e un aspetto teorico. Sul piano empirico, che io sappia, se qualcuno non è che mi sia messo a cercare adesso aggiornamenti, ma ne ho discusso proprio domenica con Ugo Panizza, che è molto più esperto, segue questa letteratura molto più di me, e mi ha dato conferma, quindi non risultava neanche a lui alcun altro caso. Abbiamo tre casi nella storia della banca centrale moderna, tutti molto limitati. Ne conosco bene uno perché mi venne raccontato da un mio ex studente che lavora presso la Banca Centrale del Cile, e fu un paradosso cileno di non molti anni fa. Non sono andato a verificare se dura ancora, magari qualcuno al volo lo può addirittura fare finché parliamo, basta andare a vedere il balance sheet of Bank of Chile, Central Bank of Chile, che si chiama il Banco della Repubblica. Mi ricordo che sta esattamente nella stessa piazza dove c'è il Palazzo della Moneda. Il Palazzo della Moneda, la sede centrale. Perché mi ricordo quando ci sono andato la prima volta sono rimasto piuttosto toccato di vedere quei posti. Detto questo, loro in quel caso sono finiti con un capitale netto negativo per una ragione molto buffa, cioè per essere doppiamente virtuosi. Da un lato perché, seguendo quella che ritengo essere la dottrina corretta, che empiricamente finora ha funzionato, al fine di garantire la stabilità del peso, la banca centrale aveva investito i suoi attivi, non tutti ma in buona parte, in titoli in valuta estera. E cioè a fronte del peso cileno che emettevano, esistevano, che è una passività della banca centrale, esistevano ovviamente altre attività, ma esistevano attività in titoli di vario tipo, in dollari, in euro, l'euro c'era già. E anche in niente. La congiuntura economica favorevole, credo che questo sia post 2008, cioè post crisi finanziaria 2008, che aveva permesso al Cile di esportare parecchio, aveva anche rivalutato fortemente il peso nei confronti di queste valute. E quindi ovviamente, essendo che il bilancio della banca centrale di un paese che produce la moneta X si fa in moneta X, la rivalutazione del peso aveva comportato una svalutazione in peso del capitale detenuto in valute estere, e quindi insomma, se uno capisce un attimo come è fatto il bilancio, no? Una riduzione del capitale fino a farlo diventare negativo di poco. Un altro caso che ricordo, anche questo recente, è della Banca Centrale della Repubblica Ceca. Se non ricordo male, questo invece fu fatto intenzionalmente per una decisione di espansione monetaria che non credo sia andata a gran buon fine. E il terzo, che però ricordo vagamente, è una specie di incidente, credo finito, della Banca Centrale del Paraguay. Okay? Questo per quanto riguarda l'esperienza che abbiamo. Quindi di fatto ragioniamo sulla base di teorie, perché nessuno dei tre casi mi sembra adeguato a catturare quello che potrebbe succedere a BCS, qualcosa del tipo. Tipo la cancellazione invocata da alcuni avesse luogo nella forma cancellazione, cioè nella forma che alcuni avevano proposto. Sia chiaro che non tutti hanno questa stessa opinione, no? Ma l'opinione più estrema è lo cancelliamo, nel senso che è stato
stato comprato sul secondario emettendo moneta. Questa emissione di moneta si è trasformata in riserve bancarie perché si è acquistato il debito da banche commerciali che l'avevano acquistato sul primario o anche loro a loro volta sul secondario e che comunque ce l'avevano. Gli abbiamo dato in cambio riserve, quindi liquidità. Quando il titolo di credito scade, siccome il debitore non sono le banche commerciali, ma è lo Stato alla fine, in qualche Stato europeo, invece di andarlo a esigere, gli si manda una letterina dicendo fa niente, noi rimettiamo a voi i vostri debiti come voi li rimettete ai vostri debitori. Chissà se poi sarà vero. Mi ricordo che hai fatto una live su questo, proprio su questo, del fatto che alla scadenza dei titoli lo Stato, la banca dice no, quei soldi tieniteli, questo titolo io lo annullo praticamente. Sì. Avevi detto, è così che facciamo, moneta garantisce moneta, com'è? Infatti sto cercando di ragionare perché, ti ripeto, le esperienze di dati empirici che abbiamo sono pochi, sono quelli che ho detto. Io non ne conosco altri, se qualcuno ne trova altri lo dica, ma io qui non conosco al momento. Quindi ragioniamo per teoria. A quel punto, ripeto, a fronte della moneta emessa, che è una passività della banca centrale, sparisce l'attivo. Suppongo legalmente, allora, scusiamo, dal punto di vista dei trattati, questo non si può fare, quindi stiamo ragionando di una cosa ipotetica che avviene solo perché c'è un cambio dei trattati, bla bla bla. Ok, quindi very long shot. Okay, si ridefinisce la BCE, tenete conto che siccome tutta questa cosa avviene a fronte di una perdita in conto capitale, deve avvenire per una perdita in conto capitale, e le quote di capitale sono proporzionali al PIL, e in teoria la banca centrale dovrebbe detenere quote di debito pubblico, la banca centrale europea, quote di debito pubblico dei vari paesi in proporzione alle cosiddette capital key, insomma le quote, già questo creerebbe una complicazione, perché al momento non è questo che lo detiene, quindi al più, se vogliamo essere un minimo di realismo e non farci delle fantasie, la banca centrale dovrebbe prendere, che so, 1.000 miliardi, ecco, un numero rotondo, di debito pubblico da lei detenuto, dovrebbe comporre questi 1.000 miliardi, una quota tedesca, una quota italiana, una quota francese, una quota spagnola, eccetera, proporzionale, no? Alle capital key, poi dire ai rispettivi governi, beh, visto che ci avete dato questo permesso cambiando i trattati, noi adesso vi diciamo, non ci dovete più i soldi, grazie, questi li buttiamo via. E c'è il giorno dopo scrivere in bilancio perdita in conto capitale 1.000 miliardi. Se non sbaglio, il capitale netto attuale depositato dalla Banca Centrale Europea sono 55 miliardi della BCE. Poi non so all'interno del... Qui c'è una parte che non so fare, ma non cambia assolutamente niente l'argomento. Voi sapete che in realtà la Banca Centrale Europea si regge su un eurosistema di cui le banche centrali dei 17 paesi membri rimangono semi-indipendenti, cioè rimangono entità giuridiche tali quali erano prima, d'accordo? E quindi ognuna di loro ha il loro capitale, quindi queste cose si potrebbero redistribuire quota a parte nelle varie banche centrali, e quindi probabilmente più un capitale più ampio potrebbe assorbire la perdita, suppongo portando comunque, viste le cifre in gioco, all'azzeramento di tutti i capitali di tutte le banche centrali europee, quindi sia quella nazionale sia BCE, no? E poi creando comunque valori negativi. A questo punto siamo letteralmente in territori sconosciuti. Se la teoria tradizionale della moneta, che dice la fiat money ha valore se e solo se, in quanto passività della banca centrale, ha a fronte di essa delle attività, cioè dei titoli emessi da soggetti terzi, altri dalla banca centrale, che garantiscono flussi di reddito futuri, okay? Quindi titoli di debito credibili, di alta qualità, rimborsabili, che garantiscono ritorni, rendimenti e pagamenti futuri, e che quindi fanno da corrispettivo, fanno da oro, se volete, no? O da materiale prezioso. Collaterale generico, comunque sia. Fanno da collaterale alla moneta, e quindi la moneta non è completamente fiat, nel senso che è fiat
perché la banca centrale ha il monopolio di crearla con queste operazioni di mercato aperto, ma non è fiat nel senso di solo un pezzo di carta. Ok? Questa è una visione. Poi la potete declinare in vari modi, ma più o meno questa è una visione, è la visione che si tende a seguire. Se volete, è una variante moderna della Real Bills Doctrine dei tempi del Settecento, ma non entriamo, non facciamo troppo gli accademici. E alcuni dicono questa sarebbe un'applicazione di Modern Monetary Theory. Allora, questa sarebbe in parte un'applicazione di Modern Monetary Theory. Ma io rispondo sempre più o meno, perché da ciò che ho capito, sentendo di con Mosler e sentendo tanti altri, non c'è una MMT. Ce ne sono tante, dipende dallo scappato di casa che ne parla, quindi in un qualche variante potrebbe anche essere. Ma non... Allora, la persona da leggere attentamente qua è Charlie Goodhart in tempi moderni, contemporanei, e non i vari Mosler, eccetera. E in tempi antichi il tedesco che scriveva in quella maniera incomprensibile austriaco, non me lo ricordo più, credo che una volta ho anche mostrato il suo libro, io sono terribile, dopo adesso mi faccio venire in mente, cioè i momenti di amnesia, che è un po' il padre di questa teorizzazione, che dice la moneta legale ha valore in quanto imposta dallo Stato, che ha l'autorità militare per imporla e ne detiene il monopolio. E quindi di per sé potrebbe non avere dal lato dell'attivo che la giustificano, in quanto circola in modo forzoso. Sei costretto ad accettarla perché sei costretto ad accettarla come forma di pagamento. Questo, devo dire, in questa forma, io non trovo questa teoria, l'ho anche scritto, l'ho senz'altro affermato a molte conferenze con amici che si interessano in teoria monetaria, a tempo pieno, io mi interesso per Randy Vrijer e Nobu Kiyotaki in particolare, visto che studiate economia, conoscerete Searle's Theory of Money, altrimenti nota nel gruppo come The Coconut Theory of Money, perché nel primo paper, nell'esempio, i soggetti si scambiavano coconuts. Coconuts sono le noci di cocco. E avevano delle noci di cocco del tutto simili, ma con colori diversi, distribuiti su un cerchio, e non vi racconto il modello. Andatevelo a studiare. Allora, io sono dell'opinione che sia teoricamente più corretta l'ipotesi che dice la moneta fiat ha valore in quanto segnata da colui che detiene o da coloro che detengono il potere, chiamiamo così, della violenza, il monopolio della violenza, cioè lo Stato sovrano. Adesso dice, Madonna, vuol dire diventato sovranista? No, se andate a ascoltare cose che ho detto in pillole di economia anche un paio d'anni fa, a un'ipotesi che, su cui io ho in mente uno schema di lettura in mente da decenni, tant'è che quando all'inizio, seconda metà degli anni 80, scrissi un paper proprio con Nobu e Randy, che è pubblicato nel giornale Economic Dynamics and Control, in cui cercammo di mettere un po' in ordine la dinamica di questi modelli di search che poi loro volevano utilizzare, ci lavoravamo parecchio. Dopodiché non mi sembrava la Searle's Theory una teoria adeguata, proprio perché mi sembra che la storia insegni che le monete fiat si reggono anzitutto sul appunto potere statale e non hanno una, non mi sembra ragionevole giustificarle nella forma di Searle's Theory. Però, quindi, da questo lato, se volete, sono un istituzionalista più che un sovranista. Ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la parola chiave che non ho ancora introdotto in tutto questo è credibilità. E cioè, la storia mi insegna, ma da prima della moneta cartacea, che i potenti hanno battuto moneta e che battendo moneta hanno esercitato signoraggio in varia forma. Per lungo tempo nelle monete grosse, su questo vi invito a leggere, ci sono tantissimi articoli bellissimi di Carlo M. Cipolla su questo. Ecco, leggeteli, perché Carlo Cipolla spiega molto bene
sia le varie storie delle varie monete, le grosse, cioè quelle d'oro e d'argento, che valevano tanto, sia quelle piccole. C'è in particolare una raccolta di saggi, adesso non ricordo bene perché sono letture vecchie, con un titolo divertente che credo si intitoli Il grosso problema, lui era uno molto ironico, brillantissimo, Il grosso problema della piccola moneta, una cosa del genere, Il grosso problema delle monete piccole. Perché quell'articolo è rilevante? Quegli articoli, c'è più di uno, se ricordo bene, sono rilevanti. Perché la sua osservazione era la seguente. La moneta grossa era in materiale prezioso e quasi sempre, fatte salve alcune eccezioni, circolava con un valore facciale, con un valore di mercato, corrispondente al valore di mercato del metallo prezioso in essa contenuto. Lo stesso non era vero per la moneta piccola. Anzi, la raccomandazione che sia che dalla storia che dalla teoria Carlo Cipolla deriva da questo fatto è che la moneta piccola va sempre fatta circolare ad un facciale superiore al valore intrinseco del metallo con cui è stata coniata. Altrimenti sparisce. Ma scusa, posso chiederti Michele, ma a questo punto non vale la legge di Grecia, ma ad esempio... Cosa? Mi sentite con la connessione che va male? Cioè non vale che io che ho una moneta grande faccio di tutto per renderla più piccola praticamente? Cioè non è che io che ho la moneta grande a questo punto faccio di tutto per renderla più piccola? L'argomento la rompo, la legge non so come... di Grecia, anche poi anche di Copernico e di tanti altri, scoperta e riscoperta, ci torniamo dopo. Lasciami. Purtroppo se vogliamo fare una cosa tipo lezione devo per forza, anche se non l'ho preparata, cercare di costruire i fondamenti. Allora, l'argomento di Cipolla era il seguente. Le monete grosse circolavano pochissimo, erano solo per i grandi finanzieri, i grandi mercanti, i re, i nobili, eccetera, e venivano tipicamente tesaurizzate oppure usate per scambi sostanziali, che so, finanziare l'esercito. La moneta piccola, di piccolo conio, di piccolo valore, circolava abbondantemente invece nella scambio quotidiano fra, chiamiamole così, le persone comuni. Allora il suo ragionamento, che è un'applicazione dell'argomento Gresham, qual era? Se gli metti un valore uguale al suo contenuto di metallo, verrà tesaurizzata. Ok? E quindi la sua funzione viene distrutta, perché non circola più e si ricrea continuamente il problema della mancanza di moneta per il piccolo commercio delle persone comuni. D'accordo? Questa è l'evidenza che viene da decine di casi storici che Cipolla menziona e che sembra seguire abbastanza anche dalla logica economica dei soggetti. Cosa implica questo? Questo implica che c'è un po' di evidenza che tu puoi far circolare un simbolo che dice valgo 1, ma il suo contenuto intrinseco è 0,90. E vale 1 perché il re, chiamiamolo re, ha detto vale 1 e tutti la accettano ad 1. Quindi funziona sulla credibilità del re e la sua capacità di garantire che questa simbolo circoli al valore da esso stabilito. Questo, se vuoi, è un elemento empirico a favore di un'ipotesi istituzionalista, perché porta l'argomento al limite, vabbè, se circola che vale 1, anche se il contenuto è 90, circola se vale 1, e vale 1 anche se il contenuto è 80, 70, 60, cioè, circola anche se è solo un pezzo di carta su cui c'è scritto vale 1, è sparito Matteo. Ma il suo contenuto intrinseco è zero. Però abbiamo una serie di altre evidenze storiche che mostrano il seguente. Praticamente tutte le volte che la credibilità di un governo è venuta a mancare perché ha perso la guerra, perché c'è stata la rivoluzione, perché sono arrivati gli invasori, la moneta con la faccetta del governo, del re o dell'imperatore o del despota in sparizione, in uscita, spariva anch'essa. Ok? Quindi evidentemente quella moneta con un valore facciale nominale superiore al suo valore intrinseco
circolava e funzionava perché era credibile il potere di coloro i quali, o colui quale, lasciate continuare a parlare del re, anche se mi capite, parlo dello Stato, del governo, di quello che volete voi, che dicevano: io sono credibile, garantisco che deve valere così, lo impongo, e dietro ho qualcosa che lo garantisce, cosa? Il mio potere militare, fondamentalmente. Questa sarebbe la situazione in cui ci troveremmo se decidessimo di cancellare dall'attivo del sistema delle banche centrali europee che costituiscono l'area euro i 1.000 miliardi di attivi e li sostituissimo con un bel buco, un capitale negativo, e lasciassimo quelle riserve circolari. La mia risposta tecnicamente arriva fino a qua. Oltre possiamo speculare. D'accordo? Possiamo speculare, possiamo fare delle ipotesi e dire: se la Banca Centrale Europea rimane credibile, se l'insieme dei 17, se non sbaglio sono 18, quanti sono? Ve lo ricordate sicuro meglio di me. 19 dovrebbero, no. 19, 21, 37. Mi sembra 19, sì. Paesi che fanno parte del sistema euro rimangono tutti credibili, tutti compatti, tutti che appoggiano la Banca Centrale Europea e hanno cambiato tutti i trattati, tutti gli statuti accordingly, perché oggi come oggi, se il capitale della Banca Centrale Europea diventa negativo, e questo è un argomento che molti colleghi hanno utilizzato ed è automatico, rebus sic stantibus, cosa dovrebbero fare gli stati membri? Dovrebbero dire: ok, il capitale è negativo e noi ci impegniamo a ricostituirlo. E quindi siamo punto a capo, perché no, se abbiamo eliminato 1.000 da un lato, abbiamo il buco, poi questi qua dicono: vabbè, mettiamo noi 1.000, quindi quello che hanno guadagnato con una mano hanno perso con l'altra. Abbiamo fatto un gran casino e siamo al punto di partenza. D'accordo? Quindi bisognerebbe cambiare, ovviamente, trattati e statuto della Banca Centrale Europea. Quindi sto facendo l'ipotesi che tutto questo avvenga e si cambi. E dicono: no, noi vogliamo una banca centrale che funziona con un capitale negativissimo e non ci impegniamo a mettere soldi freschi, a emettere debito, a mettere valori immobiliari, che sono le azioni della Cassa Depositi e Prestiti, le azioni delle Landesbank, quello che volete voi, la Torre Eiffel, la Plaza de Toro in Madrid, chi sa, muchos jamones de calidad, no? Nelle cassaforti della, in questo caso il Banco di Spagna, ben spero aerate e secche, per garantire che la moneta che circola ha un controvalore reale. No, dovete farla circolare sulla nostra fiducia. Boh, magari funziona. Ma vi confermo che avete detto: facciamo una cosa tecnica, io fin qua arrivo, carissimi, perché oltre questo, come dire, c'è davvero il mare ignoto, no? Abbiamo passato le colonne d'Ercole, navighiamo nelle onde, magari c'è la terra promessa, magari c'è un tornado che ci porta via. Questo lo sa solo chi con grande fiducia dice: oh, non c'è nessun problema, andiamo tranquilli. Guarda, da ultima ruota del carro ti confermo che in Banca Centrale ridono alla grande su questa cosa. E anzi, molti sono rimasti deluti. Certo, nella cultura delle banche centrali c'è una cultura, noi qui stiamo cercando di essere un po' più accademici, un po' più creativi. La cultura delle banche centrali, è ovvio, c'è una cultura che dice: io ho un attivo, ho un passivo, le mie passività sono le emissioni di moneta, il mio attivo che garantisce le emissioni di moneta sono i titoli di qualità, di alta qualità, che con essa ho acquistato, e quindi tranquilli, la moneta è backed, è supportata, no? Dall'attivo. Questo non ho dubbio. Io mi sto sforzando a essere creativo, immaginarmi lo scenario. Ma in realtà Massimo Fontana già ha fatto delle supposizioni. Dato che saremo tutti ricoperti di debiti, cosa ha detto? Questa cosa non è che sarà accettata, ma sarà un po' più di persone la penseranno. E poi adesso semplicemente il PD ha concluso il ciclo, praticamente. Sta in mezzo a quella sinistra chavista che abbiamo e la destra peronista, però ovviamente non prende voti perché... Ma non parliamo di quello, stiamo sull'economia. No. Sì, me sì. Divertiva, alla fine ho detto sì, facciamo questa cosa, però stiamo sull'economia. Sì. Quindi se Pierpaolo, se Simona, se Davide vogliono dire cose, a me sembra di stare l'economia. Vedo che alcuni, abbiamo parecchie persone che sono venute ad ascoltare questa piccola, come dire, discussione economica improvvisata.
anche se da lungo dovuta, alcuni dicono ci sarà un sell-off, possibile. Se questo viene percepito come una minaccia alla stabilità dell'euro, come una specie di sconfitta della credibilità monetaria, se questo viene percepito, oh mio Dio, gli stati europei sono così nei guai fiscalmente che hanno dovuto chiedere alla loro banca centrale di finire in default, cioè in default per modo di dire, cioè di finire a lavorare con capitale negativo, e quindi chissà cosa verrà, mi sembra ovvio che questa potrebbe essere la reazione. Altri potrebbero dire, boh, non è successo niente. Altri potrebbero dire, questa mi sembra la cosa più ovvia, adesso qui facciamoli, continuiamo a far finta che siano 1.000 miliardi, quei 1.000 miliardi che siedono nelle riserve di svariate banche europee, un po' qua, un po' là, a seconda dei paesi, fra un po' cominceranno a circolare liberamente e non ci sarà niente a garantirli, e quindi questo provocherà una qualche tipo di inflazione su titoli, su case, su patate, sulle scarpe della Lidl, su un po' tutto o niente. Di nuovo, davvero siamo se non avete domande continuerei io. No, quelli che dicono ritornare Matteo io lo conosco, una volta che prende il treno lascia che faccia io, anche se non devo fare il moderatore, lo faccio anche in classe quando c'è una persona che risponde più frequentemente degli altri, a quella persona a povera dico no dai buono. Ma io avevo una certa perplessità, diciamo, che seppure economica in realtà è un po' più politica, quindi magari usciamo un po' dal seminato, però la cosa mia è che ultimamente si inizia a pensare, cioè io inizio a pensare che negli ambienti, diciamo, dei bottoni di alcuni paesi del sud Europa, si sta iniziando a pensare una cosa del genere, del tipo, noi cancelliamo il debito, ok? Si dovrà ripagare, si dovrà ricapitalizzare la Banca Centrale Europea nel peggiore dei casi che ci riusciamo a immaginare? Benissimo, la ricapitalizziamo comunque mantenendo le percentuali di capitale sottoscritto odierne, e quindi di conseguenza sarebbe praticamente un sussidio attuato dai paesi che diciamo i nostri media chiamano frugali nei confronti dei paesi meno frugali. Cioè, questa è un'idea che mi sono fatto io, che probabilmente si iniziano a fare delle persone, diciamo, nelle stanze dei bottoni. Non so se può essere plausibile come cosa, se forse è anche troppo fino come ragionamento anche per loro. Bisogna chiederlo a chi sta nelle stanze dei bottoni. Io vi confermo che è un ragionamento che è stato fatto in determinati ambienti di sinistra, però non voglio. Io stasera ho deciso che parlo solo di economia. A questa cosa non sono né di sinistra né di destra. Mi pare che questa sia una richiesta che è venuta in questi anni da tutti, da praticamente quasi ogni, certamente in Italia, da quasi ogni angolo politico. Quindi mi sembra purtroppo una richiesta, come dire, collettiva, ecco. Condivisa. Allora, un'osservazione pertinente di un lettore, di un ascoltatore. Azzerando gli attivi della banca centrale, gli stati perderebbero il dividendo e la tassazione che ricevono ogni anno. Sì e no. Qui dovrebbero decidere, no? Noi sappiamo che fino adesso, le banche centrali, nel sistema BCE in particolare, anche sistema della Federal Reserve Board, hanno fatto sostanziali profitti, specialmente negli ultimi anni, come conseguenza delle operazioni di politica monetaria. Il grosso dei profitti deriva dal fatto che, avendo acquistato grandi quantità di titoli, sia pubblici che privati, in situazioni di stress sul mercato, quindi avendoli acquistati quando circolavano ben sotto la parità,
ed avendoli poi mantenuti in saccoccia fino a scadenza, visto che il crollo delle varie economie non c'è stato, al momento della scadenza o della maturità, quei titoli sono stati ripagati al facciale, al nominale, e quindi ovviamente si è comprato 80, ciò che c'aveva scritto 100, e questo poi è arrivato in porto, ti ha pagato i dividendi, ti ha pagato gli interessi e ti ha pure rimborsato il capitale, ovviamente hai fatto dei profitti. Questi profitti venivano redistribuiti in quota parte alle varie banche centrali costituenti il sistema BCE, le quali a loro volta li trasferiscono al tesoro. Sia chiaro che questo non è un trasferimento 100%. E quindi adesso qualcuno l'altro giorno mi aveva fatto anche il calcolo esatto, fatto 100 la quota parte di profitti BC, del sistema BCE che spetterebbe all'Italia, quant'è che arriva il tasca al tesoro? Credo che il numero fosse un numero attorno ai 2/3, attorno al 65, ma non mi ci voglio impiccare. Però ecco. Allora, cosa succederebbe in questa situazione? Ma di per sé, se l'operazione va, se non provoca i disastri, io credo molto probabili, quindi se la fiducia rimane, se tutti continuano a trattare l'euro talis qualis, se il sistema bancario regge e non impazzisce cercando di disfarsi delle riserve che ha in saccoccia dicendo oh mio Dio non valgono più niente, datemi yen, datemi dollari, datemi yuan, datemi qualcosa, datemi pounds, non voglio euro, insomma con tutti questi se tutto funziona come prima e c'è solo questa cosa nominale che nel capitale netto delle banche del sistema BCE c'è un numero negativo in rosso, la BCE potrebbe continuare a fare dei profitti, grandi o piccoli, e potrebbe di per sé, perché la proprietà legale continua a rimanere inalterata, potrebbe di per sé seguire la stessa procedura. Infatti alcuni, credo esista un progetto con pure un nome, voi sapete io sono terribile con i nomi sia di tutti, credo che qualcuno ha fatto una delle tante proposte di cancellazione del debito con una sigla che comincia per P, forse lo trovate da qualche parte, ha sostenuto esattamente questo, cioè si faccia la cancellazione, si scriva la perdita in conto capitale e poi ci si impegni a cancellare quel capitale negativo negli anni a venire, destinando a riserva e quindi a ricostituzione del capitale tutti i profitti. Notate che questo sarebbe quello che si chiama un intertemporal trade-off, no? Allora, assumete che questo sia credibile, no? Provate a pensare qual è l'idea che sta sotto. Questa idea, di nuovo, non è di per sé incoerente, ovviamente soffre del classico problema della time consistency, cioè del moral hazard, però dice cosa? Io adesso ho una situazione brutta. Io complesso degli Stati europei e BCE. Ok? Ho una quantità di debito pubblico in essere troppo grande. Non riesco a reggerla o non voglio reggerla, perché reggerla vorrebbe dire tassare per pagare interessi, anche se gli interessi sono diventati bassissimi, a troppo alti. Quindi per mille ragioni, anche politiche, non voglio avere quella roba così. Voglio togliermi di mezzo 1.000 miliardi di debito, 2.000 miliardi, quello che è. D'accordo? Per fare questo fondamentalmente ho bisogno di un prestito dal futuro. Mi voglio fare un prestito a me stesso. Il mio me stesso futuro dei prossimi 20 anni fa un prestito al mio me stesso di adesso. Ok? Perché? Perché sono ottimista. Io so che nei prossimi 20 anni avrò una politica fiscale molto saggia, farò i bilanci in pareggio, d'accordo? E so che la mia banca centrale opererà bene e farà profitti. Allora, quei profitti a venire me li faccio prestare adesso, come cancellando il debito, andando a capitale negativo e poi ricostituendolo nell'arco di 10, 15, 20 anni. Faccio un commitment, faccio una promessa che manterrò. Di nuovo. Si chiama credibilità, come vedete. Se uno ci crede, se il mercato ci crede, se tutti i cittadini e gli operatori ci credono e se i vari governi mantengono la parola, magari funziona. Ci scommetterei io una parte sostanziale del mio reddito? No. Però tecnicamente non è impossibile. È semplicemente, io credo, un rischio piuttosto folle da correre. Perché se non funziona, wow!
Se non funziona, wow, se funziona, neanche penso ci sia questa. Io non penso neanche sia un rischio che vale la pena correre, anche perché dal punto di vista positivo, non vedo questi grandissimi. Sì, abbiamo più margine di spesa pubblica probabilmente. Ma insomma, non so quanto questo possa effettivamente essere così positivo da giustificare il rischio che poi si va a correre, che ovviamente è folle. Se posso, margine di spesa pubblica più o meno, anche perché se poi questo debito qua lo devi andare a ripagare nel futuro, voglio dire, i tuoi conti dovrebbero essere poi in ordine, quindi il margine magari ce l'abbiamo adesso, ma dopo penso di no. Sì, hai margine per fare un investimento, si spera che produca un return, diciamo. Ripeto, come ho detto all'inizio, sono tutte ipotesi queste che non è che siano logicamente incoerenti, si reggono su ipotesi estremamente, su assunzioni estremamente coraggiose, che alla fine, se guardate, sono tutte uguali. Cioè dicono i governi sono altamente credibili, la banca centrale rimarrà credibile e sono in particolare credibili le promesse dei vari governi di fare i bravi, mettiamola in maniera semplificata, per i prossimi decenni. D'accordo? Così, no? Sembra il giochino delle pensioni, questo. No, un po' diverso, cioè, no, un po' diverso, cioè, il giochino delle pensioni, un po' diverso. Il giochino delle pensioni non si regge sulla credibilità, se non mi danno la pensione, non mi danno la pensione. Di per sé, se non mi fido del fatto che mi daranno la pensione in cambio di contributi che sto pagando ora, posso sempre andarmene. Ci sono degli elementi, sì, di similarità. C'è ovviamente un buco oggi e una promessa di riaggiustarlo domani. Noi non ci siamo molto di più da dire, ragazzi. Cioè, è così, voglio dire, dopo, sul resto possiamo speculare. Oh, mi è arrivata una brutta notizia. Voi non sapete chi era Kim Border, un vecchio amico, un professore a Caltech, ed è passed away, mi scrive Wendy, era un Minnesota PhD, più vecchio di me, vabbè. Ma Stavo consegnando la posta finché aspettavo le vostre domande. se posso, prima che chiedano gli altri, parlavi di moltiplicatori prima, una cosina al volissimo di perché secondo te calcolare i moltiplicatori è un po' sciamanesimo? Perché? Beh, per tre ragioni. Uno è che la nozione stessa di moltiplicatore, piaccia o meno ai keynesiani di turno, è un'entità metafisica piuttosto difficile da determinare. Proprio domenica, parlandone con Ugo Panizza, ci siamo detti, l'idea di un moltiplicatore debito pubblico, in realtà se poi ci pensate quel moltiplicatore dovrebbe esserci anche da spesa privata su debito privato, per la stessa logica, è basata sul fatto che appunto non possono farlo i privati, quindi sono credit constraint, nessuno gli presta i soldi, gli manca la credibilità per prendere a prestito, e sul fatto che i prezzi siano uniformemente rigidi ovunque e che quindi l'unica maniera per riuscire a creare un aggiustamento di prezzi che poi implica un aggiustamento di quantità nella direzione adeguata, è uno stimolo di spesa pubblica che in realtà fa abbassare i salari reali nei modelli più semplici, o comunque fa variare i prezzi nella direzione desiderata, producendo. E tutto questo è anche sul piano teorico, per quanto vada molto di moda, ma va di moda più per ragioni politiche che per altro, piuttosto
piuttosto fragile, cioè un'entità non molto facile da definire. Anche se tutti ne parlano, gli economisti da Twitter, sui giornali, dal droghiere, ormai il moltiplicatore da spesa pubblica è diventato familiarissimo, più familiare del pane e del latte, dal punto di vista così, sia della modellistica sia dell'intuizione di cosa avviene nella realtà, è piuttosto dubbioso. Tra l'altro perché? Perché all'origine della storia del moltiplicatore c'era una situazione particolare di fortissima depressione economica, con la disoccupazione al 20-30%, in cui erano spariti i mercati, praticamente, in particolare i mercati del credito. Quasi nessuno o pochissimi privati avevano capacità di spesa autonoma, cioè avevano capacità di indebitarsi per fare degli investimenti produttivi. L'unico che poteva indebitarsi era lo Stato, e quindi lo Stato suppliva con la sua spesa autonoma a debito per far partire investimenti, eccetera. Oggi si tende a vedere, e quindi era anche irragionevole pensare che in situazioni del genere se davvero tutti sono incapaci di investire, o quasi tutti, e c'è solo un'entità, lo Stato, che può investire, con livelli di disoccupazione effettiva altissima, un investimento statale probabilmente ha un effetto moltiplicativo, perché mette in moto dei mercati che altrimenti sarebbero chiusi. Oggi la situazione non è così. Secondo luogo perché, sempre per spiegare perché il moltiplicatore oggi è un'entità metafisica, ormai non si parla quasi più di investimenti. Tutto, come avete visto anche in Italia, il 97% della spesa pubblica e il 100% di quella a debito è per finanziare trasferimenti. E quindi trasferimenti di reddito da un gruppo all'altro che valgono, che servono per fondamentalmente alimentare i consumi di questo o di quello. E non è per niente detto che questi trasferimenti da un gruppo all'altro, che aumentano i consumi degli uni riducendo quelli degli altri, abbia poi un effetto aggregato visibile. Infatti continua a non avvenire, no? Continua a non avvenire. La seconda ragione è perché nel lavoro proprio econometrico di stima di questi moltiplicatori c'è un aspetto miracolistico, perché tu guardi i dati quadrimestrali, annuali, di variazioni di PIL, di occupazione, che sono il frutto della convergenza di mille fattori, non solo delle variazioni di spesa pubblica, no? Della congiuntura internazionale, delle condizioni di mercato, decisioni di agenti di comprare e vendere, guerre commerciali, eccetera, eccetera. E da tutte quelle variazioni, le pandemie quando arrivano, e da tutti quegli elementi che influenzano il PIL, tu devi estrarre l'effetto del moltiplicatore, cioè l'effetto moltiplicativo della spesa pubblica. Questo è quello che si chiama il processo di identificazione in econometrica, che oramai è più un'arte che una scienza, cioè una roba un po' magica. Ognuno ha le sue teorie su come identificare questo o quello. Francamente non voglio andare nel tecnico, ma io le trovo sempre più affini alle metafisiche di cui parla il mio amico Adriano Palma. E poi in terzo luogo le tecniche econometriche che ci stanno dietro. Io sono notoriamente, per ragioni molto complicate, qui potremmo dedicare una discussione un'altra volta, che hanno a che fare fondamentalmente col fatto che le serie economiche sono serie non stazionarie, e noi utilizziamo continuamente ogni tipo di strana manipolazione per stazionarizzarle in modo da applicare su di esse e gli strumenti statistici standard che sono costruiti per processi stocastici stazionari. A mio avviso tutto questo crea una macchina, una black box complicatissima. Infiliamo a destra serie macroeconomiche non stazionarie, escono a sinistra test e parametri, quello che succede dentro, per carità, alcuni sono convinti che capiscono cosa sia, io no, e quindi ho poca fiducia. Mi sembra una roba da sciamani. Su quelli fiscali invece è la stessa cosa. È molto più semplice. Se l'argomento del moltiplicatore fosse corretto, noi avremmo dovuto osservare, non dico il primo anno, non dico il secondo, non dico il terzo, non dico il quarto, ma dopo 25 anni o 30 decisamente sì. Avremmo dovuto osservare che a botte continue di
deficit di bilancio per aumentare la spesa pubblica, il PIL avrebbe dovuto aumentare di più, no? E quello è il moltiplicatore. È moltiplicatore perché se io faccio un deficit di 100, poi il PIL va su di 150. E quindi il rapporto fra PIL e debito, fra debito e PIL, meglio che quello più familiare, avrebbe dovuto decrescere. E invece continua a crescere. E io capisco, mi sembra un po' la storia del socialismo. Non l'abbiamo fatto bene in Russia, vabbè. Non l'abbiamo fatto bene in Cina, vabbè. Non l'abbiamo fatto bene in Vietnam, vabbè. Non l'abbiamo fatto bene in Corea del Nord, vabbè. E che cazzo. Non l'avete fatto bene in 500 volte che avete tentato, mi sa che non funziona. Il moltiplicatore mi sembra la stessa roba, cioè ogni anno deve essere, vi ricordate quelle del primo governo Conte, no? Doveva essere 1,2, doveva fare striche, non ha fatto un cazzo, ha fatto l'opposto delle striche, ma è ogni anno così. Credo che la roba più divertente sia andarsi a leggere le relazioni macro del DPF, dei DPF italiani, no? Della cosiddetta, come si chiama, manovra italiana dalla seconda metà degli anni 90, negli ultimi quarto di secolo. Ogni anno troverete stime di crescita del PIL a seguito dei deficit previsti fantastiche, e ogni anno non avvengono. A me non serve tanta econometria per decidere che a questo punto c'è qualcosa che non funziona. No? Ti invito alla lettura di un articolo di Tridico con Bracci, di cui parlava di un potenziale di crescita derivante da perciò bisogna superare praticamente un limite di deficit. Più ne fai e più la crescita sale praticamente. Se superi tipo il 4% crescevi ancora di più. Non avevano fatto i campi di concentramento. Non mi ricordo bene com'era. Comunque no. Devo studiare, quindi forse Tridico nella vita prossima, c'è quello tempo, questo me lo sa. È un problema di risorse scarse, suscettibili di usi alternativi. Non so cosa dire con i moltiplicatori, ragazzi. Il moltiplicatore è una specie di religione. Quindi, scusa, prima di lasciare parola agli altri, quindi con quello che ti ho detto prima, tra Grecia e quelli da Lesina, la stessa cosa, con i moltiplicatori fiscali. Cioè, ciò che dice l'IMF, praticamente, che nel 2012... No, non dice l'IMF. L'IMF non dice mai nulla. L'IMF al più... Però anche questo. Blanchard con... con l'altro tizio che non ricordo il nome, quello che hanno voluto sentirsi dire i politici, va benissimo. Come di Olivier. Bene, allora io cambierei argomento visto che sembra esaurito. Ma in questi giorni mi sono trovata a riflettere sul ruolo della banca centrale. Mi sentite? Ok, vi ho visto esperire. No, sul ruolo della banca centrale e delle politiche monetarie, che insomma negli ultimi anni è cambiato, soprattutto dopo le varie crisi che ci sono state, e quindi mi interrogavo su quale fosse il ruolo in questo periodo, che è un altro periodo particolarmente delicato, e sono arrivata, diciamo, abbastanza a conclusione, o meglio, a porre la mia attenzione sul limite sottile che c'è tra il passaggio tra la crisi di liquidità e la crisi di solvibilità, che mi sembra un passaggio particolarmente delicato. Però volevo una sua riflessione su questo, perché appunto è un tema particolarmente delicato, su cui non... insomma, è anche un tema molto recente, insomma, in questa situazione in cui siamo adesso, in cui non siamo in una crisi finanziaria, cioè non siamo più su una crisi come era il 2008, una crisi bancaria. Forse dovresti spiegarmi un po' meglio cosa hai in mente, perché non sono, cioè, per carità, c'è una letteratura, c'è una visione classica della differenza fra crisi di solvibilità e crisi di, quando una banca, un'istituzione finanziaria, un'impresa, chiunque, una persona, no? È solvibile, e quando invece non è solvibile, o piuttosto quando è solvibile ma è illiquida, insomma, le varie circostanze, no? Nota che si può essere liquidi e non solvibili, tra l'altro, se lo fai bene, cioè se riesci a essere liquido anche se non sei solvibile, non se ne accorgono per un po', quindi un caso un po' estremo. Quindi cos'è che avresti in mente esattamente? Un annuncio, io devo anche tornare a fare delle altre cose, quindi avevamo deciso di stare un'oretta, facciamo questo tema e poi avremo altre occasioni di fare economia.
al volo. Prego. No, in generale, diciamo, più in generale il ruolo di una banca centrale in questo momento. Perché, insomma, ogni periodo storico la banca centrale ha un po' il suo ruolo, secondo me, che può cambiare, adattarsi, ma in questo momento non mi è ben chiaro, ecco. Oddio, guarda, questo è un argomento più politico che tecnico, però cerco di rispondere sul tecnico. Sì, il ruolo delle banche centrali è cambiato a dismisura nell'ultimo quarto di secolo. Perché? Paradossalmente perché avevano avuto successo a mettere le cose in ordine durante gli anni 80, la prima metà dei 90. Alle banche centrali era scappata la mano durante gli anni 70. Per una serie di circostanze, conflitti sociali, cambiamenti, shock petroliferi, trovarsi in circostanze nuove nel quarto di secolo di nuovo precedente a quello, la situazione era stata piuttosto stabile di crescita e si era creata una certa visione, no? Che poi si è rivelata erronea, fallace, che bastava fare alcuni piccoli accomodamenti qua e là e le cose funzionavano bene. Durante gli anni 70 non hanno funzionato per niente, all'inizio degli anni 80 si è capito cosa c'era, che non andava bene, che stava creando inflazione e stagnazione, c'è stata una reazione, chiaramente si può dire liderata in italiano, diretta, condotta, come dire, capitanata, o che ha avuto come simbolo Paul Volcker, la banca centrale statunitense. Questa ha avuto un successo grosso nel contenere l'inflazione e poi a seguito, non credo francamente per effetto delle banche centrali, ma per effetto del cambio tecnologico e della crescita del commercio internazionale, che non si era ancora visto ma stava avvenendo negli anni 80 e 90, un periodo di lunghissima crescita. Quindi lunghissima crescita che a un certo punto ha creato un totem, il totem della banca centrale. Si è creata, tipicamente accade, no? Una forma di post hoc, ergo propter hoc. Visto che è andata bene e le banche centrali continuano a dirci che sono state bravissime, hanno fatto questo e quello, intervenendo nei mercati, allora sono state le banche centrali a creare la crescita degli anni 90. A me non sembra. Però, di nuovo, su questo sì, si può dibattere una sera per lungo tempo guardando i dati. Chiaramente gli anni 90 ci sono stati dei cambiamenti strutturali e tecnologici che hanno favorito in quei paesi che ne hanno tratto vantaggio la crescita. In Italia che non ne ha tratto vantaggio, infatti non c'è stata proprio crescita, l'opposto, ci sono state le crisi, nonostante che le politiche della Banca Centrale Italiana alla fine degli anni 90 non fossero così dissimili da quelle delle altre. Quindi dare un buon esempio del fatto. Comunque, sia quel che sia, nella seconda metà degli anni 90 c'era un po' questa idea. La banca centrale, la banca centrale diventa la Fed, sotto la direzione di Greenspan, ha deciso, e qui è stato il primo cambio, di utilizzare lo strumento monetario per garantire che non vi sarebbero stati crolli di borsa. Ha fatto l'impossibile per evitarlo. Gli è andata abbastanza bene fino alla crisi.com. La crisi.com alla fine è stata poca cosa, è stata superata bene. La banca centrale ha reagito con una decisione, io credo, storica di fare delle cose diverse, e cioè di mandare i tassi bassissimi, di aprire, di fornire grande liquidità ai mercati finanziari in particolare. Questo processo iniziato 20 anni fa non ha più smesso e si è andato accentuando. Si è andato accentuando, è un po' complicato rispondere, ma si è andato accentuando in parte per ragioni strutturali vere, cioè il processo di creazione della moneta, diciamo così, che usiamo noi, le imprese direttamente produttive, è diverso da quello degli anni 70 e 80. Il ruolo dei mercati finanziari, del mercato delle azioni e delle obbligazioni, nel far arrivare liquidità alle imprese è diventato molto più importante di allora, e le operazioni di mercato aperto della banca centrale in relazione, nelle sue relazioni con gli agenti finanziari, sono diventate cruciali per la stabilità o per la crescita dei valori immobiliari, per i valori dei titoli, insomma, delle azioni.
Questo le ha rese estremamente potenti, tanto che erano pochi, eravamo pochi, ero uno di questi, gli economisti che nel 2008 hanno detto, beh, bene Bernanke, l'intervento è stato buono, però mannaggia, se aveste ascoltato noi 4 anni fa l'intervento non sarebbe stato necessario. Io continuo a essere dell'opinione che il 51% di responsabilità per la crisi finanziaria del 2008 abbia a che fare con le politiche monetarie perseguite tra 2001 e 2006. In ogni caso, di fronte al panico di quell'anno, anno e mezzo, le banche centrali hanno fatto il lavoro giusto. In realtà hanno capito che tutto ciò che appariva in quel momento insolvente non era tutto insolvente. Di insolvente c'era una piccola frazione, la grossa parte era illiquida. E quindi devo dire che si sono guadagnati da loro, no, i meriti sul campo, gestendo quella situazione bene, anche se avevano gestito male gli anni precedenti. E da lì temo si è consolidato il mito che la banca centrale può risolvere qualsiasi cosa. Ora finisco. Oggi come oggi abbiamo una situazione un po' schizofrenica. Come vedi, sul piano reale la banca centrale non può cambiare la realtà delle cose. Nella stessa maniera che la banca centrale non può bloccarti la diffusione del contagio, non può evitare i morti, eccetera, eccetera, non può neanche, ed è altrettanto evidente quando confrontiamo l'Italia con altri paesi europei, semplicemente fornendo liquidità alle banche a go-go, in maniera indiscriminata, in quantità folli, a tasso zero, far sì che poi vengano fatti buoni investimenti, che il capitale umano aumenti, che la liquidità aumenti. L'Italia è beneficiaria da anni di quantità enormi di liquidità fornita dalla Banca Centrale Europea gratuitamente, ma la produttività italiana non ha certo raggiunto quella irlandese o quella tedesca o quella, no? Quindi questi miracoli le banche centrali non le fanno. Nei paesi dove la produttività, il capitale umano, il livello di innovazione e investimento sono alti, avviene abbastanza indipendentemente dalle politiche della banca centrale. Questo mi sembra un dato di fatto. Mi sembra un dato di fatto e vale per gli Stati Uniti altrettanto quanto per l'area europea, per il Giappone, no? Per la Cina anche, per la Cina in grossa parte è un'economia privata. Nell'opinione popolare, nell'opinione pubblica, fra i giornalisti economici, nel mondo della politica e anche all'interno del mondo delle banche centrali si è diffusa la convinzione che questi sono i padroni dell'universo. L'atmosfera nelle banche centrali è molto cambiata da 20 anni fa. C'è anche una forma, lo dico senza cattiveria, anche conoscendoli bene, di arroganza. Un po' straordinario vedere alla fine economisti così, brave persone, la verità, no, non esattamente John Maynard Keynes o Ken Arrow, solo perché lavorano all'IMF, alla Banca Centrale, parlano con dei toni da guru, insomma, che non corrispondono ai voti bassi che si presero facendo il PhD al fatto che nella lettera di raccomandazione c'era scritto non è buono per le top 10, non è buono per le top 20, non è buono neanche per le top 30, non è buono neanche per le top 10 in Europa, però magari all'IMF può andare. Vabbè, a me fa un po' sorridere, ormai un po' me ne frego, quindi c'era qualche ragazzotto che lavora in qualche banca centrale che o ragazzotta che si sentirà offeso. Mi sembra che questo sia oggi il loro ruolo, un ruolo misto fra quello reale, che è stato di fornire liquidità in situazioni di grave crisi finanziaria, e un ruolo immaginario di padroni dell'università. Un'ultima cosa, questo problema, e cioè il fatto che siano diventati così cruciali per fornire liquidità in situazioni di crisi, ha a che fare con il fatto che è vero. Su questo io non ho una riflessione intelligente da fare, un problema a cui penso da tempo ma non ho niente di intelligente da dire. È vero che siamo diventati mondialmente, sia nel privato che nel pubblico, sistemi economici che si reggono su un'enorme quantità di indebitamento. E se ti reggi su un'enorme quantità di indebitamento, il rischio della crisi finanziaria è forte, è frequente,
e quindi di conseguenza il ruolo di una banca centrale, di un lender of last resort, che riesca a tamponare le situazioni di illiquidità, scommettendo sul fatto che è solo illiquidità e non insolvibilità, è crucialissimo. In un'economia in cui c'è poco credito, poco debito, non zero, ma non nelle misure in cui oggi ce l'abbiamo, ovviamente il lender of last resort ha un ruolo, ma non ha un ruolo così cruciale. Nel nostro mondo abbiamo paesi che hanno debiti al 150, 160, 170, 200% del PIL, i cui tassi di interesse si mantengono bassi grazie a continui interventi delle banche centrali. Abbiamo situazioni non altrettanto esposte, ma comunque serie lo stesso anche sul settore privato. È chiaro che chi ha il controllo della liquidità è estremamente importante. Michele, due parole, 5 minuti hai detto che hai, no? Ce li hai, dai, sfrutto la tua capacità di sintesi. Problema dello stampare moneta, il perché non si può tecnicamente, ma molto tecnicamente. L'ho già detto prima, no? In 2 minuti non te lo posso proprio dire. A parte, io non ho grandi capacità di sintesi, solo delle volte ce l'ho con le battute, ma poi sono tutte sintesi. Per insiders, io tendo a spiegare le cose per filo e per segno. Quindi facciamo che non ti rispondo, perché peraltro moneta si può stampare. Ho appena spiegato prima, la prima ora l'abbiamo tre quarti d'ora l'abbiamo dedicata a spiegare come teoricamente si potrebbe tenere in essere 1.000 miliardi di moneta emessa comprando titoli, anche se quei titoli li butti via, diceva frega niente, io sono ricco. Sono ricco di spirito, non ho bisogno di titoli. Ci hai messo 1 minuto e mezzo. Vabbè, però ho fatto una battuta. Bon, io credo che magari ci si rivede un'altra volta. L'idea della lezione estemporanea può funzionare. Se volete vi lascio, se volete continuare voi a dibattere, c'è parecchia gente che segue. Io mi ero preso un commitment con Matteo di un'oretta e qualcosa, abbiamo fatto 1 ora e un quarto, quindi meno non ci sia qualcosa di conclusivo su quello che abbiamo detto. Però ecco, posso dare un consiglio? Questo posso dare. Io credo che occorra spingere le persone preparate, debbano fare uno sforzo in questi dibattiti a uscire dalle semplici dicotomie Venezuela, Zimbabwe, stampare moneta, non stampare moneta, essere austeri, non essere austeri. È anche l'unica maniera per impedire ai populisti chiacchieroni di controllare il terreno. Perché il populista chiacchierone, nel momento in cui ti costringe in un angolo, mettendosi nell'altro, a posizioni estreme contrapposte, no? Io stampo moneta, no, non puoi stampare moneta, ha già vinto. Ha già vinto perché ti ha costretto a ridurre un problema complesso. Abbiamo visto prima quanto complesso può essere anche solo l'ipotesi, no? Cancelliamo il debito pubblico, la cosa di cui abbiamo parlato nei primi tre quarti d'ora. Quanto complesso può essere quel problema se noi analizziamo bene e cominciamo a fare ipotesi su quello che X fa, quello che Y fa. E quindi tutte le volte in cui vi invitano a dibattere una questione in forme manichee, 0-1, io credo che lo sforzo debba essere di ribaltare il tavolo. Dire no, ferma tutto. Cosa vuoi dire? Spiegami, vediamo. Se poi li costringi a fare il ragionamento per filo e per segno, vedi che o scappano alla Mosler o si ingarbugliano. Perché il tentativo di ridurre tutto a banalità, stile Crostarolo, non funziona più quando convinci l'altra parte a ragionare davvero nei dettagli, di come si fa. Come quelli che ti dicono tutta colpa del capitalismo, tu gli dici, una tecnica che io uso, alcuni dicono è maieutica, non so se è maieutica, le cose si capiscono, dice, vabbè, definiscimi capitalismo, spiegami cos'è, dammi degli esempi, poi ragioniamo, no? Bisogna proprio dire sempre,
Scusami che ti interrompo. Proprio di recente mi è capitato sotto mano Emanuele Felice. Mi sono proprio risentito la risposta che ti ha dato quando tu gliel'hai chiesto. Piccola, scusa, quelli che dicono le banche centrali creano moneta dal nulla? Sono tutte cazzate, appunto tu gli dici creano moneta dal nulla. No, allora ragioniamo su come si crea la moneta e spieghi come funziona un'operazione di mercato aperto, o te lo fai spiegare da lui, o andate a vedere insieme su Wikipedia, andate su un bilancio della banca centrale a caso, guardate l'attivo e il passivo, come avviene la creazione di moneta, cosa vuol dire creare moneta, se è circolante, se sono riserve obbligatorie, e allora capisci, sposti il problema da una discussione da bar, no? A una discussione corretta, realistica, concreta, e allora il problema non è più semplice, non è più punto 0-1. Il mondo 0-1 è il mondo dove il populista ha già vinto. Bisogna assolutamente rifiutarsi di accettare la discussione in quella forma. Per quello io su Twitter faccio quello che faccio, cioè quando uno dice cazzate dico una cazzata, però non sto lì a discutere su Twitter nella forma 0-1. Dico, vuoi dibattere seriamente su questo tema? Facciamolo. Carte alla mano, dati alla mano. I lunghi dibattiti su Twitter, ci sono cascato anch'io all'inizio, Luca, quindi non è che sono esente, no? Ho imparato che non serve. Ho imparato che è dannoso. La famosa battuta del maiale, no? Il maiale, se ti costringe, se ti convince a fare la lotta nel fango, ha già vinto. Da un lato perché è più esperto a lottare nel fango, ma soprattutto perché lui si diverte, tu no. All right. Vi ringrazio, è stata un'ottima occasione per me di pensare a... Se volete vi lascio in linea, me ne vado io, credo che continua, quindi poi basta che mi mandate un WhatsApp e io chiudo la sezione. Grazie. Sì, magari, grazie. Ciao. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Ciao. Ebbene ragazzi, e quindi abbiamo preso il controllo dei libri oltre. Sì. Cosa facciamo? Un aereo senza pilota. Come disse Bender, Blackjack e squillo di lusso. Allora. Ebbene, buttiamo giù qualche tema allora, perché ci siamo, vai. Buttiamo ad esempio Emanuele Felice dentro, che nei suoi libri è un grande... Stavo pensando, sì. Però queste sono competenze che io non ho, infatti volevo chiedere a Michele, ma giustamente non volevo trattenerlo oltre. Un po', cioè avevo un po' di domande relative alla differenza tra le purposes, diciamo, della banca centrale, perché noi possiamo vedere che la banca centrale degli Stati Uniti, la Fed, ha anche l'obiettivo, oltre all'obiettivo di mantenere sotto controllo l'inflazione, anche quello di mantenere sotto controllo l'occupazione o la disoccupazione, mentre invece la banca centrale europea no. E allora mi chiedo, ma allora quelle cose di cui parlavamo prima, che ha fatto Greenspan tra diciamo a cavallo tra i due millenni, quelle cose là sarebbero state possibili in una banca centrale europea che non ha l'obiettivo del perseguimento della piena occupazione, oppure sono cose che in Europa almeno... rebus sic stantibus non possiamo neanche pensarci a farle queste cose, secondo voi? Aspetta, ora ti fermo. Di che ti riferisci? Che ti riferisci di preciso a quello che ha fatto Greenspan, scusa? Allora, intendo... Allora, quando si... tipo... quando è stato fatto il sostegno al mercato per evitare che cadesse, ok? Oppure comunque anche l'innalzamento dei tassi penso fosse relativo a questo. Alzarono i tassi a un certo punto, non ricordo bene. Non ricordo di questo, dobbiamo vedere, non ricordo di preciso comunque sia. Ma secondo me non vedo in realtà tutta questa differenza tra Fed e BCE, quindi le vedo un po'. A livello formale ci sarebbe questa differenza. Tu Davide, che ne pensi? Simo?
Ma io so che effettivamente sì, a livello formale c'è questa differenza qua, che un obiettivo della Fed è supportare l'occupazione, per la BCE no, ma penso anche che l'istituzione monetaria come potrebbe essere la BCE potrebbe farne a meno, nel senso che questo obiettivo dovrebbero i governi europei perseguire questo obiettivo. Cioè, tralasciando il discorso del potere monetario della BCE, la BCE controlla la stabilità dei prezzi, il potere d'acquisto della moneta e bla bla, questo secondo me è come dire, abbastanza. Il discorso della piena occupazione, eccetera, eccetera, è un discorso secondo me prettamente dei governi. Ecco. Più che altro, se ci pensi, infatti, se non correggetemi se sbaglio, la competenza in materia proprio di occupazione e lavoro è dei singoli stati americani. Quindi non credo sia proprio tanto differente come in Europa. Quindi, questo. Comunque, si sto vedendo i tassi della Fed, li hanno parecchio alzati dal 98, mi sa. Dal 98 al 2001-2002 e poi sono crollati fino al 2005. Sì, lì era presidente Greenspan. Boh, Simo, tu che ne pensi? Ma io penso che al momento la BCE si trova in una situazione un po' in bilico, nel senso che a me è sempre sembrato un po' pericoloso avere la politica monetaria e la politica fiscale così distanti, cioè l'Europa ha paesi completamente diversi. Da un punto di vista, al di là del culturale, che è un problema che c'è in tutti i paesi un po' grandi, in tutte le federazioni o altro, ma proprio dal punto di vista di come sono strutturati, quindi non saprei neanche questo in che cosa si potrebbe tradurre. Certamente è vero che prende sempre un po' più piede politico, e questo lo abbiamo visto davvero con Sassoli e quello che viene fuori a dire, e che è sempre più implicazioni politiche può anche poi voler dire un sostegno di più alle politiche europee, che poi si traducono direttamente in questa piena occupazione o meno, dipende da che punto di vista si guarda. Sei mutato. Invece, riguardo la domanda che ho fatto prima a Michele su moltiplicatori, mi riferivo a questo bel libricino che ho fatto vedere prima, in cui a pagina 244, Alesina e company dimostrano che l'articolo paper, quello che era, pubblicato nel 2012 da Blanchard sotto l'IMF, il quale diceva che i moltiplicatori fiscali furono sottostimati in Grecia e quindi quella è una delle cause della Grecia, praticamente della situazione greca, le serie compagnie dicono che sia falso praticamente, che invece i moltiplicatori erano stati stimati in maniera ottima, che quindi la risposta dell'IMF di Blanchard è stata una risposta politica, e Michele l'ho confermato infatti, per far vedere ai governi che la colpa era di un ente esterno. I governi hanno fatto tutto bene, quando invece dicono la colpa era della movimenti di misure sbagliate di Troika, il governo greco praticamente. Quindi, non so cosa ne pensate qui voi. Vabbè, ma si è detto anche che c'era più mortalità infantile in Grecia in questo periodo. Io penso si siano esaurite le cose che si possono dire su questo tema. Da aggiungere che il Lussemburgo ha sottoperformato in questo senso, quindi la mortalità infantile è aumentata in Lussemburgo piuttosto che in Grecia, quindi boh. Vabbè, Lussemburgo. Simone e Davide, avete qualche tema voi? Qua sono le due. Troppo con tema di andare a dormire. Parentesi che il nostro Davide è in Turchia. Vi ascolto volentieri ancora 10 minuti. Dai, dici un po' com'è Erdogan, com'è la banca centrale? Ma onestamente sono rimasto che una settimana fa ha licenziato il marito della figlia o della sorella. E ha messo un altro tizio, un altro signore di cui non ricordo il nome,
che però ha studi, mi sembra che sia laureato in legge o qualcosa di simile. Sono fermo lì, onestamente, non ho più approfondito il tema. Sto vedendo che i tassi l'hanno alzati, quindi attendiamo l'auspicabile, sì. Ma sì, era stato chiamato per alzare i tassi. Tra l'altro c'era un articolo bello del The Economist che è uscito tipo una o due settimane fa quando è successa questa cosa. Sul Financial Times non ho capito, Davide, che hai detto, scusa. Non ho niente, ho chiesto se, per Paolo se ce lo riassume, perché io non l'ho letto. Ah no, che praticamente parlava un po' del disastro della lira turca, diciamo, che ultimamente è stata abbastanza fuori controllo dal punto di vista del cambio, e la decisione di alzare i tassi, cioè di prendere un nuovo direttore per fargli alzare i tassi dopo che è stato cacciato quello prima precedente, cioè di due prima, perché non voleva abbassarli, è abbastanza folle, nel senso, io li voglio far abbassare, cambio il direttore e li faccio abbassare, li voglio far alzare, cambio il direttore e prendo uno che me li alza. Insomma, a livello, appunto, noi prima abbiamo parlato tanto di credibilità, a livello di credibilità inizia ad essere sottoterra. Sì, diciamo che è abbastanza chiaro che la volontà è solo politica a questo punto, no? Assolutamente. Notando anche che il cambio è tornato a crescere, il cambio euro di natura è tornato a crescere. Quindi, sì, mi sembra che sia 9.2 o cosa del genere. 9.5 praticamente, quindi 9.5. Ha recuperato metà della discesa di... Come? Lo dico, sono felice, no, comunque penso che non abbia grande utilità alzare i tassi qui. Ma vediamo nel lungo periodo. No, ma l'utilità c'è là, però non basta quello. No, onestamente no, proprio non basta. Nazareno ci chiede di parlare della neutralità della moneta. Volete iniziare voi, ragazzi? Questa è una cosa su cui ho paura anche di esprimermi a quest'ora della notte. Io so già la risposta che darebbe Michele, quindi. Simo, ti vedo sorridere, che vuoi dire? La risposta che darebbe Michele è: ci sono tante teorie, ci sono tante cose, la risposta non c'è. Però siamo tutti d'accordo che la moneta nel lungo periodo è neutrale, quindi. Però nel breve non è neutrale. Si possono dire troppe cose, è troppo, troppo vaga come cosa. Comunque, tiriamo fuori qualche cosa, andiamo a dormire. Davide, vedo stanco. E lo vedo anche bloccato. Scusate, io sono distrutto. Che facciamo, ragazzi? E io andrei a dormire. Ma tipo in questo momento. Il letto è dietro di me, faccio... Ciao, ragazzi. Buonanotte, ragazzi. Arrivederci. È stato un piacere. Ciao, ciao. Buonanotte.